Pesanti disagi per i cittadini nocerini alle prese con la scelta del medico di medicina generale. Continua l'epopea iniziata giorni fa e che per un disguido burocratico sta provocando enormi difficoltà, soprattutto agli anziani, costretti a recarsi di buon'ora davanti agli uffici di via Salvatore Giordano per poter prenotarsi e procedere per la terza volta, a quanto pare, alla indicazione del medico di base dopo la confusione creatasi a seguito di sospensioni e rinunce di alcuni camici bianchi nocerini in pensione. Stamane, anziani in fila dalle 6 del mattino dinanzi al distretto sanitario dell'ASL Salerno, gli uffici dell'ex Santa Elisabetta sono stati presi d'assalto dagli utenti che, preoccupati di non poter essere assistiti da medici di loro fiducia, si sono messi in fila di buon'ora. 50 soltanto però le pratiche giornaliere espletate quotidianamente dai due operatori ASL addetti ed operativi dalle 8 del mattino. Non sono mancati momenti di tensione. Tra le tante preoccupazioni, anche per un anziano che ha accusato un malore perdendo i sensi svenuto lungo il marciapiede. A soccorrerlo si è reso indispensabile l'intervento di un'ambulanza giunta sul posto. C'era rabbia stamane tra gli utenti. Sono quasi tutti reduci da diversi cambi del medico effettuati negli ultimi mesi, prima per un regolare pensionamento, poi per l'indisponibilità del nuovo medico assegnato. Ora, la terza volta, la terza scelta in pochi mesi. In pratica, gli utenti in fila stamane erano quasi tutti assegnati ad un medico, circa 1.300, ma sono stati tutti svincolati in automatico dall'ASL. Questo perché, rispetto a quando avevano effettuato la loro scelta, sono subentrati altri medici che hanno assunto il ruolo di MDG. 3 anziché 1, come inizialmente si era pensato, e sui 3 verranno distribuiti e spalmati i pazienti. A complicare la situazione, da spiegare la ressa di primo mattino, le richieste di quasi tutti a chiedere la riassegnazione del medico indicato in seconda battuta. E sul banco degli imputati è finita la procedura individuata dall'ASL. Avrebbero potuto inviare una comunicazione e solo chi fosse stato intenzionato a cambiare e scegliere uno dei nuovi subentrati si sarebbe presentato all'ASL. Così invece tutti dovranno effettuare l'assegnazione ex novo e per la terza volta, dicono. Ho provato online, ma la procedura non va a buon fine e comunque i tempi di attesa per la conferma sono lunghi, hanno spiegato gli utenti in fila dall'alba di oggi. Da premettere che questa è la terza volta da febbraio adesso che io mi sto recando all'ASL per la scelta del medico. È pur vero che la scelta è un fatto libero, senza vincolo, e voglio anche capire che sia la prima volta, ma alla seconda volta non so per quale motivo è stato poi revocato, poi è stato annullato, non lo so, sono dovuto ritornare insieme a tantissime persone che erano in fila dalle 5 del mattino a febbraio, parliamo, con quel freddo. Voglio dire, non è una cosa tanto carina da parte dell'utenza. E ripeto, voglio pure capire che questa è una libera scelta e non è una cosa che venga fatta in modo automatico. Ma in questo caso, secondo me, l'ASL è stata poco attenta ai bisogni e alle persone, all'utenza in genere, perché ci bisognava a fare in modo che ci fosse stato, non dico un'applicazione anche telefonica, no, ma via mail, per fare la scelta libera del medico. Io ho tentato più volte, io e mia figlia, che loro sono molto più coralline su queste cose, ma non ci sono riuscite perché ti blocca, il sistema non ti fa andare avanti. Per cui tu devi perdere un giorno di lavoro e fare la fila, e elemosinare un diritto che magari ti viene tolto in modo ingiusto, perché se fra di loro a livello amministrativo ci sono stati dei contenziosi, e non voglio neanche entrare in merito, non è giusto che l'utenza venga poi danneggiata. Io penso che il vertice che non funziona. Non è questione di essere arrabbiati, è una questione della solita di non riuscire a fare le cose per bene del nostro sistema politico. Cioè, uno che ha bisogno del medico, uno che fa un problema con la giustizia, gli danno l'avvocato d'ufficio, datemi un numero d'ufficio. Cioè, non c'è bisogno che venga a fare una fila per un medico che non conosco. Tanto per me un medico vale l'altro, non li conosco, non è che io
voglio quel medico, altrimenti mi ammazzo. Non esiste però. Non si agisce in questo modo. È già la seconda volta che mi succede questo. La prima volta la dottoressa che mi era stata messa, che è successo? Che mi ha mandato su WhatsApp alle 3 del pomeriggio che io non era più il mio medico e dovevo venire all'ASL. Vengo, mi riprendo un altro medico in automatico. Che è successo? L'altro ieri pomeriggio la dottoressa mi manda il messaggio dicendo che purtroppo non risultavamo più sul computer. Io stavo vedendo e purtroppo questa persona si è sentita male, è andata a terra. Cioè, non è possibile, persone anziane a una certa età mettersi poi qua a fare tutto questo che bisogna fare, non è proprio possibile. C'è almeno un poco di educazione e di rispetto nei confronti dei cittadini e delle persone che siamo.